Un saluto ai nostri telespettatori. L'approfondimento di oggi è in una splendida cornice in esterno, è la cornice di Posillipo. Vedete il mare alle nostre spalle e ci troviamo a casa del professor Giulio Tarro, che ci ospita per parlare di temi ormai noti ai nostri telespettatori. Ecco, come migliorare la qualità della vita, il benessere di tutti noi. E per questo che abbiamo scelto, professore, questa cornice insieme a lei, benessere è vita, la medicina è vita, lei dice. Io comincerei col parlare quest'oggi della fondazione, della quale non abbiamo mai parlato. Lei è presidente a vita della Fondazione Teresa e Luigi De Bomo Bonelli, che si occupa proprio della ricerca sul cancro. Io l'ho scoperto tra l'altro casualmente, perché il professore non ne parla poi in maniera tanto pubblicitaria, ma questa fondazione nasce nel lontano 1978. Infatti c'è un precedente, che i marchesi Luigi e Teresa Berger de Beaumont Bonelli avevano in passato dato per disposizione del marchese tutti gli averi in nome del marchese alla Fondazione Nobel. La marchesa, che ha conosciuto me al rientro dagli Stati Uniti, dove ero stato 5 anni a lavorare con Albert Sabin, lo scopritore del vaccino orale anti poliomielite, mi ha interpellato e mi ha detto che aveva la sua volontà di lasciarmi erede dei suoi averi. Ovviamente i marchesi non avevano discendenza e la marchesa aveva solo una sorella, lei era di origine austriaca, Teresa Berger, per cui io, per così dire, ho preferito suggerire alla marchesa di farmi non erede ma di fondare appunto una fondazione all'americana, praticamente, che potesse ovviamente utilizzare quanto disposto dalla marchesa col suo testamento direttamente per la ricerca sul cancro. E così, diciamo, la marchesa morì nel 75 e poi, attraverso, diciamo, 3 anni di burocrazia, finalmente nel 78, proprio all'inizio, c'è stato il decreto del Presidente della Repubblica che ha firmato questa disposizione e è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nasce così questa fondazione, che ha delle finalità ben precise. Innanzitutto la ricerca sul cancro. Sì, la ricerca sul cancro, che come sappiamo e già allora era sempre un problema, soprattutto a livello finanziario, ma non era un problema solo italiano. Anche, diciamo, allora nella Piazza Rossa di Mosca si raccoglieva il rublo per la ricerca sul cancro, sempre. D'altra parte, come sappiamo, già allora la ricerca in Italia è sempre stata la Cenerentola e quindi non c'era mai abbastanza disponibilità, diciamo, per portarla avanti, soprattutto per i giovani. Ovviamente allora ero giovane e io ora eventualmente posso aiutare i giovani a dedicarsi alla ricerca stessa. Infatti di questa fondazione fanno parte anche dei giovani ricercatori. Sì, senza dubbio, noi abbiamo avuto un ottimo rapporto, perché a livello ospedaliero, accademico in particolare, abbiamo garanti nella fondazione, nel consiglio di amministrazione, il prefetto e il rappresentante dello stesso, e poi allora era l'ospedale Cotugno, poi è stato in particolare l'Università Temple di Filadelfia, adesso l'Accademia Mondiale di Medicina. Ecco, la ricerca è l'obiettivo, il vostro obiettivo principale. C'è tutta una filosofia alle spalle, comunque, che accompagna e ha accompagnato anche la sua vita di medico, di scienziato, io direi, in particolare dedicato alle malattie infettive, ma oggi il male del secolo realmente sono i tumori, il cancro. Lei dice che la parola cancro dovrebbe essere soltanto un segno zodiacale, ed invece?
ma in particolare questa lo dice mio figlio, a dire il vero, però in particolare considerando che dai miei studi giovanili negli Stati Uniti a quelli di adesso, purtroppo il rapporto percentuale era da un morto su quattro, oggi a uno su tre, sempre per tumori, per cui certamente diventa un fatto importante. Viviamo di più, dobbiamo anche dire questo. Sappiamo ormai la media di vita, perlomeno del mondo occidentale, è di 80 anni, per cui le aspettative di vita chiaramente sono legate anche agli aspetti in particolare che difettano per quel che riguarda le malattie cardiovascolari, che sono al primo posto, subito dopo i tumori. Molte volte purtroppo molta gente affetta da tumore muore per malattie cardiovascolari come complicanza ovviamente del lungo iter di malattia. Beh, innanzitutto di questa malattia si dice tanto e si dice che occorre soprattutto fare prevenzione e lei insiste proprio su questo. Sì, direi che la prevenzione diventa un fatto fondamentale. Parlavamo appunto che si è aumentata l'età e quindi diminuisce la sorveglianza immunologica nei riguardi delle cellule ribelli, ecco perché diciamo c'è anche un aumento con l'età in aumento, anche ovviamente dell'andare incontro al tumore. Però quello che è importante, oggi sappiamo parecchie delle cause del tumore. In particolare queste sono legate in percentuale all'alimentazione, che sta al primo posto, cioè il 35% sono fattori alimentari, quindi stili di vita, e nell'ambito diciamo di questo aspetto alimentare c'è non solo alcuni cosiddetti alimenti che possono favorire il cancro, ma fortunatamente ce n'è altrettanti alimenti che possono addirittura favorire diciamo non solo la lotta al cancro a tavola per così dire, ma anche le aspettative di vita. E poi è scontato che un 30% sono dei rischi di tumori legati al fumo delle sigarette, questa ormai è una lotta per così dire globale, sappiamo benissimo che l'80% di soggetti non morirebbe di tumore polmonare se non fosse diciamo legato al fumo delle sigarette, avremmo poi un'altra causa che sarebbe il radon. Questo elemento radioattivo che viene anche dal tufo, per così dire. E poi diciamo abbiamo già coperto il 65% di questi rischi. E poi direi ce n'è un 20% che è legato sicuramente a malattie trasmissibili e quindi ci sono implicati in particolare i virus. E oggi sappiamo che ci sono dei virus cancerogeni. In particolare abbiamo anche un aspetto, perché dire, retrospettivo, o sulla vaccinazione per il virus dell'epatite B. Si è visto a distanza, per così dire, dal 1990, quando in Italia è stata resa obbligatoria la vaccinazione per l'epatite B, allora era per i neonati e per gli scolari di 12 anni, facciamo un rapido calcolo, siamo nel 2016, per cui chiaramente tutti quelli sotto i 38 anni sono protetti non solo dall'epatite infettiva legata al virus dell'epatite B, ma anche alla possibilità di avere un'evoluzione non solo cirurgica, ma soprattutto di andare incontro a un tumore del fegato, cui però partecipano pure altri virus dell'epatite, come il virus dell'epatite C, le aflatossine e altre diciamo, agenti e sostanze ancora. Però in particolare noi sappiamo che oggi, per esempio, è da pochi anni che c'è un ottimo farmaco contro l'epatite C e quindi anche questo tipo di tumori potrebbe essere coperto. Però parlavo appunto di retrospettive perché a distanza di anni possiamo vedere che appunto la riduzione dei tumori del fegato legati al virus dell'epatite B e si accompagna soprattutto anche a un aspetto di prospettive. Quali sono le prospettive? Cioè sappiamo per motivi di patologia sperimentale comincia il laboratorio, poi ovviamente ha un aspetto suo clinico, che esista almeno un altro tumore importante, direi la seconda causa di mortalità per la donna nel mondo, il tumore del collo dell'utero, che siccome è associato a certi tipi di virus della famiglia dei papillomavirus, in questo caso
dall'8 giugno del 2006 l'organo di legislazione della sanità americana che riguarda appunto nuovi farmaci, in questo caso nuovi vaccini, ha permesso, per così dire, la possibilità della distribuzione di questo vaccino che protegge, per così dire, non solo da malattie, per così dire, banali come possono essere le creste di gallo, i papillomi, il virus da nome, queste, diciamo, aspetti patologici a cavolfiore, per così dire, ma soprattutto, chiaramente, la parte più importante, c'è il tallone d'Achille, per così dire, nella donna, che è il passaggio da un epitelio, per così dire, polistratificato a quello monostratificato, quindi proprio al livello del collo dell'utero, in cui il virus riesce, per così dire, poi a inserirsi e poi dare il suo messaggio di malignità, che però interviene decine di anni dopo. In questo caso, perché c'è, soprattutto negli ultimi tempi, una certa recalcitranza rispetto al praticare vaccini. In questo caso, a 10 anni di distanza, possiamo dire che le controindicazioni sono comunque state verificate, cioè non ci sono preoccupazioni ad iniettare questo vaccino. 10 anni sono sufficienti? Ma io credo che bisogna partire da un presupposto. Il vaccino, come tutti i vaccini, sono dei farmaci, quindi non rappresenta chiaramente una vaccinazione naturale che è legata, in questo caso sarebbe legata a una malattia legata all'agente e poi eventualmente uno produce gli anticorpi che poi lo difenderanno successivamente. Ma il problema principale è invece che viene preso il vaccino come qualcosa di miracoloso, che non dovrebbe avere effetti collaterali. Cosa che purtroppo c'è. E allora, come in tutte le situazioni, abbiamo una bilancia fra, diciamo, i pro e i contro l'uso del vaccino. Ovviamente, diciamo, prevalgono i pro. Nel caso specifico, come abbiamo visto, che sono stati debellati, Bagliolo innanzitutto, completamente scomparso dal mondo, è proprio relegato nei laboratori di Atlanta o ex Unione Sovietica, per, diciamo, per i ceppi, per così dire, che vengono conservati a ricordo della memoria di questa malattia. In particolare abbiamo anche la possibilità oggi di poter dire lo stesso della paralisi infantile. Vanno ancora pochissimi casi in Afghanistan, in Pakistan, qualcuno in Nigeria, ma anche in questo caso sembra che, diciamo, la battaglia sia stata vinta. E allora, diciamo, per altre situazioni, se noi vediamo una malattia infettiva, come facciamo l'esempio del morbillo, che chiaramente è molto comune, ancora si può andare incontro a un caso su 20 di polmonite, a un caso su 2000 di encefalite, a un caso su 3000 di mortalità, è ovvio che è preferibile avere il vaccino, i cui, diciamo, le cui controindicazioni sono senz'altro minori rispetto al ceppo cosiddetto selvaggio che circola. Aggiungerei anche che è stato molto importante l'anno scorso la pubblicazione sul giornale, diciamo, che rappresenta l'Associazione Americana dei Medici, Journal of Medical Association, il famoso JAMA, un lavoro che è stato fatto e pubblicato il 21 aprile scorso, 2015, in cui è stata fatta un'indagine con numeri che io chiamo cinesi su 95.000 bambini sottoposti al vaccino, il trivalente in questo caso, cioè morbillo, rosolia e parotide in particolare. Ebbene, si è visto che, dando un particolare riguardo ai figli minori, sono fratellini che avevano avuto autismo, ovviamente in questo caso non per il vaccino, ma per questioni generalmente genetiche, bene, in particolare si è visto che non c'è stato nessun, diciamo, aumento di osservazione dei casi appunto di autismo. Quindi ecco, diciamo, un motivo in più per levare di mezzo questa situazione che purtroppo è stata causata alla fine del secolo scorso da un disastroso lavoro pubblicato in una rivista di prestigio,
come Lancet, ma che non aveva nessuna base, per cui diciamo, non solo è stato sconfessato il lavoro, ma anche l'autore in particolare è stato radiato dall'ordine dei medici inglesi. Ecco, lei infatti è uno di quelli che non ritiene ci sia correlazione tra i vaccini e l'autismo stesso. Diciamo, in particolare l'autismo ha un aspetto suo e quindi non credo che sia questa, diciamo, la motivazione. Sicuramente non lo sappiamo, c'è un forte aumento dell'autismo oggi e quindi ci deve essere una ragione che va indagata, va approfondita, ma non va, diciamo, a occhi chiusi indicato come, diciamo, responsabile un vaccino che si dimostra scientificamente che non lo è. Ecco, ritornando un attimo al cancro, alla prevenzione, dicevamo degli stili di vita, noi insistiamo molto su questo. Quanta percentuale innanzitutto secondo lei è legata all'ambiente e poi alla qualità del cibo che noi mangiamo? Dunque, ci sono delle statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sui 12 milioni, per così dire, di morti l'anno per tumore, e si potrebbe salvare il 30%, cioè 4 milioni in meno in sostanza, se noi, diciamo, avessimo un particolare riguardo agli stili di vita. E mi fa piacere riportare un altro di questi studi, per così dire, con numeri cinesi, completato anche questo agosto scorso, in cui, diciamo, sono stati osservati a oltre 487.000 individui seguiti per 7 anni, a secondo la loro predilezione a mangiare piccante nei giorni della settimana. E si è visto che bastava mangiare piccante 1 o 2 giorni alla settimana per avere una sopravvivenza almeno del 10-11%. Se si aumenta questo, diciamo, numero di giorni della settimana di mangiare piccante, si arriva a 3, allora si passa addirittura al 14% di sopravvivenza. E se uno va a vedere direttamente le cause tumorali, addirittura l'11%. Quindi, diciamo, siamo di fronte a numeri importanti anche per la loro consistenza. Ecco, gli stili di vita, il modo di mangiare. Lei ha fatto appunto una distinzione tra quello che mangiamo, addirittura che ci aiuta a vivere più a lungo, così come le sostanze piccanti, in primis credo che ci sia il peperoncino, e poi anche una forma di, oltre che di prevenzione, anche sostanzialmente di cura, di mantenimento della qualità della vita. Senza dubbio diventa fondamentale, non per niente se noi consideriamo dal 1775, per cui mi avvicino a quando, per così dire, ci sono delle date fondamentali come l'indipendenza degli Stati Uniti dall'impero britannico nel 1776, c'è uno studioso inglese, Percival Pott, che diventa poi baronetto per il suo lavoro di prevenzione del tumore più diffuso fra gli spazzacamini. Soggetti esili, giovani, che purtroppo andavano incontro a un tumore cosiddetto dello scroto, che poi è la borsa che contiene gli organi sessuali maschili. E questo è legato alla caligine, le sostanze cancerogene che allora nemmeno erano conosciute in Italia. E però, diciamo, quello è prevenzione. Sappiamo che questo si fa come lo stesso con i colori di anilina per i soggetti che lavoravano con i coloranti e quindi avevano un tumore vescicale. E la prevenzione, abbiamo detto prima, del tumore polmonare. Quindi esiste tutta una serie di situazioni che va indagata, approfondita e che vanno rimosse nella cosa del lavoro. Sicuramente è, tra virgolette, più facile, ma sicuramente è importante, è doveroso farlo, e uno sceglie la propria vita, chiaramente. Se uno preferisce morire per il fumo, pazienza. A tal proposito mi viene in mente anche l'inquinamento da corsi d'acqua. Corsi d'acqua inquinati in particolare con sostanze nocive, estremamente dannose, che quindi vengono considerate cancerogene. Quanta importanza può avere, soprattutto se lo rapportiamo alla falda acquifera che poi viene comunque invasa? Ma lei mette, diciamo, un dito sulla piaga, soprattutto per noi campani, perché dobbiamo tenere in considerazione come già dopo un lavoro scientifico del 2004 sull'Lancet Oncology, che parlava già di un triangolo della morte, addirittura fra la serra
Arigliano e Nola per quel che riguarda l'aumento di incidenza dei tumori e successivamente, pochi anni dopo, gli studiosi americani hanno consigliato alle famiglie che lavoravano nell'ambito della NATO napoletana, per così dire, o in provincia, di andare via e chi doveva permanere, per quel che riguarda chiaramente i soggetti che lavoravano su questo aspetto di ridurre la loro permanenza, cosa che ha comportato poi l'osservazione di almeno 40.000 casi di tumori del seno della donna tra il 2001 e il 2005 non erano stati registrati. Poi, andando a vedere nel Senato della Repubblica, dove sono depositate tutte le cartelle cliniche degli ospedali, delle università, dei policlinici, delle case di cura, si è visto che praticamente c'era effettivamente un aumento percentuale di incidenza del tumore nell'ambito di Campania. In particolare le donne pagavano un tributo già prima dei 45 anni, prima dello screening, almeno il 15% tra i 25 e i 44 anni, quindi dati purtroppo importanti e presenti. Bene, dopo tutto questo si è visto che effettivamente a distanza di 20 anni, tra il 1992 e il 2010, andando alle aspettative di vita di soggetti campani, di tutte le province, mentre magari prima erano Napoli e Caserta, quelli che erano in difetto nei riguardi della media nazionale italiana, alla fine, diciamo, nel 2010 tutte le province campane sono in difetto, addirittura dallo 0,8 all'1,6 anni di vita, in questo caso pro capite, per così dire. Allora vuol dire che qualcosa c'è e sicuramente l'ambiente diventa un fatto importante da studiare e, come a me sempre piace dire e sottolineare, per fare questo, per passare alla bonifica dei territori, dobbiamo prima bonificare le coscienze. Bonifica dei territori è un altro argomento importante, tra l'altro affrontato da più parti, ma mai diciamo che abbia centrato l'obiettivo, cioè quello realmente degli interventi poi di bonifica, di uno screening reale dei territori stessi. Io dico che in Campania c'è anche il fiume Sarno che da tutti definito come il fiume, il corso d'acqua più inquinato d'Europa, ma soprattutto il fiume dei veleni, probabilmente per le sostanze che vengono immesse, sostanze altamente nocive che forse arrivano dalle concerie di Solofra, quindi dall'Alta Irpinia. Ma lei dice bene, ci sono queste situazioni di realtà, però se lo sappiamo dobbiamo evitare, qual è la prevenzione. Questo vale chiaramente come è stato fatto in Toscana per altri problemi identici, come viene fatto anche nel resto dell'Italia. Noi, diciamo, paghiamo un tributo ancora che non dovrebbe essere, quindi ci vuole un impegno politico perché questo non succeda più. Perché questo non succeda più, chiaramente dobbiamo far sì che per bonificare a cominciare dei corsi d'acqua, che purtroppo, come abbiamo visto prima, da quello che hanno detto ai rapporti della base navale americana, in particolare sappiamo che praticamente se ci sono dei tombamenti, metalli pesanti, idrocarburi cancerogeni, chiaramente poi alla fine si va a finire nelle falde acquifere e quando magari poi succede, come sappiamo, non c'è abbastanza spazio per seppellire quello che bisogna, per così dire, eliminare, famosi prodotti tossici che poi sono prodotti industriali. In particolare a questo punto cosa possiamo fare? Li diamo a fuoco e quindi abbiamo lo sviluppo anche delle diossine, perché anche non solo attraverso l'acqua, anche attraverso l'aria abbiamo poi ovviamente il problema cancerogeno. Per cui c'è tutta una serie di situazioni che, se conosciute, debbono essere chiaramente affrontate e risolte come si risolvono in altri posti del mondo. Cito in particolare il Texas, che hanno avuto dei problemi simili. E purtroppo non ci riferiamo soltanto all'aumentata incidenza dei tumori, ma anche alle malformazioni neonatali.
Ecco, lei ha detto il 30% o il 35% dei tumori è legato all'alimentazione, cioè a quello che mangiamo. In percentuale, quello che resta del 65% di cui abbiamo parlato è legato ovviamente anche all'ambiente. Il 20% per le cause trasmissibili, da agenti infettivi, perché siamo già all'85%. Per cui ci sono. Però se leghiamo l'ambiente all'alimentazione, in particolare ai prodotti delle nostre terre, ai prodotti agricoli o comunque anche agli animali, vediamo come il numero cresce vertiginosamente. Sì, sempre quando si parla di percentuali, diciamo, sicuramente in quest'ambito dobbiamo andare ad approfondire e poi, siccome lo sappiamo, possiamo chiaramente affrontare il problema. Lei parlava di bonifica, una bonifica è possibile ancora oggi secondo lei? Ma senz'altro è possibile, no? Cioè, faccio un esempio proprio, non dico banale ma importante. E come sappiamo nel 1992 è stato detto che l'amianto è un materiale che ci fa male, oncogeno, in particolare tumori polmonari, soprattutto per quel che riguarda le membrane che avvolgono e tappezzano la razza toracica, quindi per quel che riguarda questa copertura del polmone c'è proprio basta una fibra, per così dire, di amianto per essere responsabile di dare origine, diciamo, a distanza di decenni di un tumore. Allora, diciamo, dal dopoguerra c'era una produzione italiana di 4 tonnellate l'anno, e qua ovviamente dati recenti al CNR dicono che ci vogliono 85 anni per smaltire tutto questo amianto. Per cui, diciamo, però perlomeno sappiamo che cosa dobbiamo fare. Sappiamo che presumibilmente la legge è passata nel 92, ma presumibilmente era già da prima che si sapeva che questo fosse dannoso, tant'è vero che altri paesi, come gli Stati Uniti, l'avevano già tolto di mezzo prima. E così vale per quel che ci riguarda, diciamo, l'ambiente nostro. Come, diciamo, in Texas sono stati in grado di affrontare il problema, molto simile a quello nostro, dobbiamo fare lo stesso noi, e quindi nell'arco già dei primi anni già si vedono i miglioramenti, purché ovviamente si affronta il problema. Ovviamente pare che anche da noi ci sono già delle leggi che sono passate, ci sono dei comuni in particolare sotto osservazione, e ci sono anche dei mezzi di fare una diagnosi precoce, tra virgolette, di intossicazione, che sono quelli che poi permettono di intervenire a fare una diagnosi precoce. E c'è questa possibilità anche. L'alimentazione, lei lo ripete da tempo, è determinante per la prevenzione. Lo ribadiamo però, nell'ambito della piramide alimentare, quali sono i cibi da preferire, soprattutto per i bambini, per le nuove generazioni? Ma io direi praticamente che anche di recente hanno pubblicato in prima pagina del nostro, si può dire forse maggiore quotidiano, 30 alimenti intelligenti, per così dire, per venire incontro alle aspettative di vita migliori e di migliore qualità. Tutto quello che noi diciamo che può essere ossidante rappresenta un fattore positivo. Abbiamo accennato prima a mangiare piccante, in particolare il peperoncino, ma ovviamente ci sono tutta una serie di vitamine, di oligoelementi. Per niente gli americani hanno one day vitamin, cioè la vitamina di ogni giorno, dalla nascita alla morte, che contiene tutte le vitamine e gli oligoelementi che sono fondamentali. Lo stesso vale per noi, dobbiamo certamente avere, e si conoscono delle diete giuste, equilibrate, senza andare, diciamo, per partito preso di principio contro, diciamo, un alimento rispetto a un altro, in particolare per i bambini, diciamo pure che fa bene pure la carne. Tutte le cose vanno però chiaramente ben distribuite. Lo stesso un soggetto ormai sviluppato, a un'età matura, non ha bisogno, per così dire, di mangiare troppo. Quindi chiaramente anche in quel caso è preferibile prendere il pesce azzurro, sempre molta frutta. Preferibile, ricordo il professore Barkett che faceva un esempio del ruolo. Della carta igienica, il rotolo di carta igienica che per esempio dovevano essere abbondantissime in Africa, perché praticamente mangiavano molto cibo con le fibre, per così dire, e invece noi che siamo abituati
fare un altro tipo di alimentazione e andiamo incontro al tumore del colon che non conoscono, perlomeno non conoscevano gli africani, perché a questo punto diciamo, l'importanza, per così dire, la palissiana perché, di una situazione del genere. L'alimentazione, l'equilibrio un po' su tutto ovviamente. Io ritornerei allora all'argomento principe da cui siamo partiti, e cioè della fondazione, la fondazione che si occupa di ricerca. Professore, in che modo e come sta andando avanti? Qual è il ruolo che state avendo soprattutto nella società? Oltretutto è una fondazione che non opera soltanto in Italia, anzi la ricerca la fa all'estero. Sì, sì, attualmente la nostra ricerca, che bene o male è partita dal presupposto che nello studio dei tumori fosse già importante anche la immunoterapia, nel senso sia della prevenzione che eventualmente anche quella curativa, noi cerchiamo appunto di stabilire nell'ambito dei tumori stessi che ci possono essere delle sostanze verso cui uno, per così dire, si può, tra virgolette, vaccinare. Allora, questi studi che oggi sono diventati di grossa attualità, quando li avevamo intrapresi magari passavamo per eretici, per ora, per esempio, attualmente la nostra fondazione li sta portando avanti all'Università di Amburgo. Noi speriamo presto di riportarli in Italia. C'è questo progetto? Il progetto è abbastanza consistente, anche se, devo dire, non necessariamente a Napoli. Io la ringrazio, professore, per questa chiacchierata in questa splendida location che ci dà speranza, speranza soprattutto nelle prospettive di vita, di miglioramento della qualità della vita. Ma ecco, questo è possibile, sarà possibile soltanto seguendo innanzitutto la coscienza degli individui e perseverando nella ricerca e nel miglioramento della qualità della vita. Ma io dico, mi piace stabilire un logos, noi siamo quello che sappiamo, se ovviamente sappiamo che qualcosa diciamo, non funziona, va corretto, va approfondito, anche perché grazie alle mie recenti esperienze, per così dire, orientali, nel senso che vado spesso in Estremo Oriente, credo che sia molto fondamentale sapere che se noi siamo in grado di procurare il bene altrui, abbiamo già realizzato quello nostro. Grazie professore Tarro, grazie ovviamente a voi da casa per averci seguito.